Salve bella gente, qui raffreddato super gamer. Basta, ok, la smetto. La smetto, non faceva ridere. Ma signori, questa intro faceva cagare. Però ragazzi, sa che il video sarà molto speciale. Oggi ragazzi sono usciti due video molto ma molto che signori. Entrambi hanno la stessa durata, tipo 44 minuti. Però entrambi, scusate, meritano la reaction. Perché signori, da una parte abbiamo un video di Cianciaguilla, dall'altro abbiamo un video di Yotobi. Questi entrambi gli argomenti di questi entrambi i video parlavano di argomenti che io ho vissuto in prima persona. Qui Cianciaguilla, un argomento vecchio che comunque ho potuto vedere di persona. E vabbè, in realtà era tipo 2 anni fa, quindi c'è. Cioè, e dall'altro, quello di Yotobi. Un argomento che è appena accaduto e che forse la sua storia ancora sta per continuare. Signore e signori, il film d'animazione che ha papizzato l'Italia. Il video di Yotobi su Pap. Non su Pap Fiction, cazzo. Pap Fiction, se lo fanno io mi butto. No, Pap Music, signori. La prima volta che lo vidi è stato da Dario Moccia e 151G. Scusate, comunque io stavo dicendo. La prima volta che lo vidi è stato da Dario Moccia e 151G, che entrambi avevano reagito al trailer. E poi uscì il film ed è stato un putiferio. Io non so in ordine cronologico da partire, ma vi dico, gente come. Allora, forse il primo è stato Tremabel, che ci ha fatto due video al riguardo su questo film. Poi ci sono stati Saturn. Il canale del chattone che porco Giuda. Sto dicendo. Il canale del chattone che porco Giuda. Si è dovuto. Proprio ha fatto un video dove raccontava l'intera storia dell'animazione italiana dopo la visione di sto film. Cioè, proprio. Go back, we messed up everything. Cioè, quello stesso concetto, porco Giuda. Poi ci si è addirittura messa dentro Striscia la Notizia. Vabbè, Striscia la Notizia, ragazzi. Striscia la Notizia praticamente è diventato un capro espiatorio di internet. Credo ogni servizio sull'internet o sui videogiochi sia tipo ci siano almeno 5 video qua su YouTube a riguardo, ma cioè, porco Giuda. Ma signori, e dopo tutti questi, non poteva mancare Yotobi, signori, ma vabbè che ve l'ho già mostrato. In realtà era stato già preannunciato, vi ricordo che alcuni teorizzavano, ah, Yotobi farà un video su questo film. Poi, vabbè, Trema ve l'ha dato un ulteriore indizio ad un video del buon Karim al riguardo, visto che aveva lasciato un mi piace su un tipo un post della creatrice del film. E poi alla fine siamo arrivati oggi. Signori, la storia di sto film la conosco praticamente a memoria. Vabbè, vi ho raccontato di tutti gli youtuber che ci hanno fatto un video, anche di youtuber che non seguo, per dirvi. E quindi anche Mr. Marra ci aveva fatto un video. Anche quel video mi sono visto di Mr. Marra. Vabbè, l'ho incontrato al Fanta Expo. Ciao, grande Marra. Ma signori, vi dico che l'animazione italiana è un argomento di cui abbiamo già trattato. Di quella pessima. Abbiamo già visto la top 15 di WatchMojo Italia al riguardo sui peggiori film d'animazione italiani. Cazzarolla, un video del genere comunque deve essere fatto non da WatchMojo, perché cazzarolla, WatchMojo, no, no, è meglio, lo deve fare uno come il Ciaddone, che cioè ci mema di più, perché WatchMojo è più, diciamo, che si può dire, professionale, ok? Vabbè, andiamo avanti, per favore, signori, con Yotobi, dai, sarà un lungo viaggio, ragazzi. Avete mai notato come il Potrebbe, questa reaction cazzarolla mi sa che durerà un'ora. termine Made in Italy assume un significato completamente diverso a seconda del contesto? Tipo il ca. Pensateci, può significare sia. Sto video. No, questo. Già il mi piace. Già.
Raga, io Toby. Ragazzi, perché credi? Ragazzi, io giuro, mi ricordo che un TikToker che seguivo fece una volta in live su TikTok una tier list su YouTuber italiani e tipo aveva criticizzato Yotobi perché faceva un video ogni tipo ogni 3 mesi. Ma cioè, per sto lavoro, non ci metti una settimana, porco Giuda, cioè. Qualcosa di altissima qualità, un'eccellenza che il mondo ci invidia, ma anche qualcosa di pezzotto, truffaldino, di neanche lontanamente all'altezza del mercato Sì. internazionale. Tutto dipende a cosa. Ragazzi, forse non so se parla in questo video di Gladiatori di Roma, che è stata una delle prime volte che l'Italia ha provato a sfondare, cioè l'animazione italiana ha provato a sfondare all'estero. Con le voci di Belen Rodriguez e Luca Argentero, per dirne un paio, questo film poi fece schifo, costò tipo 40 milioni, cioè. E quella è la voce di Belen, ragazzi, cioè. È stata parlata nel video dei peggiori talent di doppiaggio di EveryEye.it, mi sembra, un movie player, non mi ricordo, vabbò. Quel video potrei reagirci, poi vedremo. Si associa ovviamente, non devo neanche dirvelo. Cibo, buonissimo. Moda, bellissima. Cinema, ecco, già iniziamo a parlarne un attimo. Vabbò, ragazzi. Cioè, le robe buone ci sono, secondo me, del CIA, cioè. Videogiochi? Figurati. Film d'animazione? No, è sempre roba proveniente Ma dalla no, Cina. dai, qualche che dai, ma cioè, non fare il pessimista, Yotobi. Niente dal nostro paese, che però si sa si Poi esprime. musica, boh, valutate, boh, cioè. Specializzato in industrie ben specifiche, mica tutte. Saremmo tutti d'accordo nel dire che sarebbe molto bello essere sempre fieri di ogni produzione nostrana, ma se le cose andassero sempre tutte così tanto bene, forse mi annoierei un po'. Ma a quanto pare Infatti. siamo completamente fuori pericolo. Quando escono prodotti italiani di qualità, e credetemi, io ne guardo una quantità veramente importante che non vi potete neanche immaginare, io Benissimo, a boh, sì, tutto. sono il primo a parlarne, ma quando invece Infatti. vanno male, e spesso lo fanno, capitano video come questo. Video in cui mi sento un po' più, come dire, pappizzato. Mio Dio. Tanto di Dogman ci ha fatto un video Yotobi, nella sua serie Tutto il resto di cui tra l'altro scorsa settimana ci siamo reagiti di 2 video. Poi Yotobi su cose. Vabbò, di video brutti del cinema italiano, ragazzi, Yotobi è diventato famoso a questo. Parentesi tonde, Alba Chiara, cioè, Troppo belli, Fuga di cervelli, tutti questi film qua. Cioè, Yotobi è praticamente diventato il master, dove lo impara. Vabbò, non parliamo tipo anche di Mighty Pirate, che vabbò. Ha recensito, a parte parentesi tonde, tutti questi film, più film come i film di Federico Moccia, ragazzi. Ecco qua, Pop Music. Premi Start. Questa storia, che bene o male ormai conoscerete tutti, mi è capitata tra le mani ormai un po' di tempo fa. Potrei azzardare a Infatti. dire che mi è capitata fra le mani prima di chiunque altro, ma l'ho osservata da lontano, in disparte, con una certa curiosità. Non sapevo come sarebbe andata a Ma finire. posso notare un po' di invecchiamento, Yotobi? Non lo so, noto un po' più di rughe, forse una barba un po' foltina, non lo so, eh. E comunque Karim è dell'88, quindi c'ha 2 nel 90, 12 nel 2000, 20, 36 anni, cioè. Ma non me ne sono perso neanche un secondo. Tutto in Marco tutto. Verino sembra ancora, cioè, ha un anno, cioè, praticamente ha un anno in meno di lui, e comunque sembra ancora un po' giovinotto, cioè, mentre io dove c'è. Iniziato da una mail. Pensavate che dicessi ricerca. E invece no. Come è iniziata la ricerca per Creators the Past, signori? Stesso modo, una mail. Era agosto del 2024 e come molto spesso succede, un ragazzo mi scrive proponendomi una storia. L'oggetto della mail è sembra come se Adrian e Delady avessero avuto un figlio. Ragazzi, Guardala lì, la vecchia volpe che tenta di acchiapparmi parlando di due non ho campioni capito. dei saldi del mio canale, prendendo. Tra l'altro non li ho nemmeno citati, quei due capisaldi.
Vabbè, che guarda, io dicevo film, però queste due sono serie, quindi cioè. Mi allamo con del clickbait facilone e ha funzionato. Mi racconta di essere stato parte di un progetto particolare che lui stesso definisce una serie animata molto ambiziosa, ma da Ambizioso. cui si era allontanato per una serie di vicissitudini e che era tentato addirittura di togliere dal suo storico di LinkedIn. La mail si chiude Uff. con un link che rimanda direttamente ad un trailer. Ed è così che vengo a conoscenza per la prima volta di Pop Music Animation for Fashion. Se Ed vuoi ottenere ecco qua. qualcosa, devi crederti. Allora, a parte il fatto che porco Giuda, palese, cioè, stai vedendo i video di YouTube, palesemente ragazzi, questo è un video di YouTube Kids, ma c'è cioè, proprio i modelli, i colori, cioè, raga, no, la reaction a quel video là di Poldo forse è più meritevole per uno degli ultimi giorni del 2024. Beh, dai, lo faremo, che ne so, il 30, boh, poi vedremo, ragazzi. Il trailer è stato caricato il 1º agosto e in quel momento aveva circa 3.000 visualizzazioni e pochi. Però sarebbe comunque tipo il mio secondo video più visto. Vabbè, secondo alla pari mi sembra. Non so quante views. Aspetta, no, ok. Sarebbe comunque il terzo, quindi al podio. Però comunque, cazzarolla, quasi 4.000 views sul video del documentario sul Südtirol di FIA 23. Raga, grazie tante. Nice. Interazioni. Strano, penso io, perché il trailer è incredibile. Una ripresa su Milano interamente ricreata in CGI che dalla Madonnina si sposta sul tetto del Museo del Novecento, che in questa realtà parallela ospita gli uffici di Pop Music, una neonata agenzia di moda. Ancora più Neonata incredibile. ed è già su un museo, cioè. Adesso, dopo tanti anni, c'è gente che viene da me e mi chiede: ma come fai a guardarti questa roba? E la mia risposta è sempre la stessa. Come fai tu a non essere interessato nel guardare questa roba? Come fa a non attirarti Ricordiamoci che comunque i protagonisti si chiamano lui e lei. questo trionfo di modelli 3D direttamente provenienti dai primi anni del 2000, con corpi e volti praticamente tutti uguali, animazioni legnose e colori fluo sparatissimi? È un bellissimo delirio. Da quel che si intuisce dal Ah. trailer, la storia ruoterà attorno alle dinamiche relazionali di lui e lei. E sì, questi sono i loro veri nomi. Lei, lui, lui, lei. E dei loro colleghi comprimari nel tentativo di lanciare sul mercato la loro prima collezione di moda. È ambientato in Ok. Italia, no? E quindi tradimenti, sveltine, equivoci, incomprensioni e tanti, tanti effetti sonori. Odio! Troppe donne in questa azienda! Cioè, ma pure effetti sonori un video di YouTube Kids, anzi, un video di Joss Remo. Scritto, diretto ed in parte interpretato da lei chi è. Lei chi è? Finisco questo trailer incredulo e frastornato, con tante domande in testa, Ragazzi, ci sono mille dubbi, ma cioè. ma con una sensazione ben precisa. È un grande rabbit hole questo qua, ragazzi. Io vorrei capire, tralasciando il trailer in sé, che vabbè, probabilmente ne parlerò nel video, ma questa lista di Ok. doppiatori, cioè Luca Ward. E poi Luca Ward, che c'è al mio 3, scatenate l'inferno, proprio lui, ragazzi, quello stesso doppiatore. Rudy Zerbi, Marco Mazzoli, Jake La Furia. Dopo tutte le discussioni che ci sono state negli ultimi anni sui doppiatori non doppiatori al cinema, questo non è un grande antipasto, ma io che ne so, sono Cioè, soltanto uno che fa video su YouTube. Ormai ragazzi, ripeto, quel video là di Movie Player, che tra l'altro dicevo sempre che quel video era di Evriai, no, è di movieplayer.it, sono un pepegotto, signore e signori, ma cioè, veramente, deve essere visto quel video là. quando c'è una storia che vale la pena raccontare, ne sento il profumo da lontanissimo. E qui di odore ce n'è proprio da. Vuoi Sto una? Ok, shopping online. Odore ce n'è proprio da.
Lei chi è? Lei chi è? Per parlare dell'opera non possiamo non partire dalla sua autrice. Ok, dal creato, da chi l'ha creato. E potrebbe dire qualcosa a qualcuno, ma probabilmente suonerà nuovo alla maggior parte di voi. Lei chi è? Ovvero riportando... Vabbè, a parte... Guarda, andiamo avanti con l'aspetto, non... Con le parole di molte testate, la cantautrice e artista che infiamma le giovani generazioni sui social. Pov, letteralmente, prima di sto film, proprio non sapevo chi stracazzo fosse, ma proprio mai sentita, mai... E non mi è mai apparso nemmeno in home su YouTube, ragazzi, in home su YouTube mi ovviamente appare di tutto, cioè... Queste sono le esatte parole riprese da almeno 5 o 6 articoli diversi che hanno deciso di utilizzare tutti la stessa frase. Chissà se si sono messi d'accordo o, non lo so, hanno tutti sognato Padre Pio nello stesso momento e il delirio gli ha dato la testa. In alternativa c'è la definizione che si trova sul suo sito. La voce femminile della satira e del no sense, ma anche dell'anima. Lei okay. È attiva soprattutto su YouTube, con un canale aperto a luglio 2017. C'è qua. Aspetta. Raga. Ho 2 milioni in view. Ho più views del canale di lei chi è. Raga. Perché. Raga, mi sa che si va al cinema, ragazzi. Ho deciso. Farò il mio film. Lo chiamerò. Farò un film su che ne so. Gli immigrati, boh. Andiamo avanti, per favore. Dove realizza videoclip musicali. Cioè, in 2 anni. Per favore, non devo fare la testa di cazzo, ok? Va bene? Parodie. In equilibrio tra quei contenuti prevalentemente per bambini e sketch un pochettino più adulti, diciamo target Facebook. Ci sono parrucche, ci sono imitazioni, ci sono stereotipi e c'è musica orecchiabile. Alcuni video hanno ottenuto effettivamente degli ottimi risultati, come per esempio Baciami Ba, che ha superato il 500.000 di visualizzazioni. Complice anche il fatto che molti suoi video vengono proposti in più lingue, come lo spagnolo, il giapponese e il russo. Però come se il brain rot non manca, cioè... Serva essere così tanto approfonditi per capire che le cose sono un po' diverse quando passi da YouTube a Instagram. Qui i follower, alla scrittura del video ovviamente, sono poco più di 500, quindi forse non è tanto lei ad avere un vero e proprio seguito, quanto più probabilmente alcuni suoi video che sono andati virale. Infatti cercando informazioni su di lei nello specifico non si trova molto, se non qualche pagina del sito di Not Just Music, che è la sua etichetta e casa di produzione, cioè... e qualche articolo su Pop Music. E visto che cercare dettagli inutili mi fa molto ridere, sono andato a controllare chi fossero gli account seguiti da lei chi è su Instagram. Troviamo ovviamente tutto l'entourage di Pop Music e di Not Just Music, i doppiatori del film, ma manca Jake La Furia. Ma Jake La Furia seguirà lei chi è? No, non segue lei chi è e non segue neanche l'account di Pop Music, quindi non so. Forse ma Jake La Furia segue... Se fa VJ, io sta cosa non la sapevo. Avrà altro a cui pensare. Vabbè, fa VJ, non... Cioè... Pensare. Comunque, a parte questo, cosa resta da dire su lei chi è? Come dicevo prima, trovare informazioni personali non è facilissimo. La data e il luogo di nascita non si trovano. E anche il suo vero nome, che è Roberta Galli, non è mai associato alla sua attività online. Viene sempre chiamata lei chi è. Ma, cioè... Ovviamente, cioè, non so se, cioè, praticamente comunque di youtuber, cioè, ad esempio, anche Pokédons non si sa quasi niente, cioè, io, forse voi sapete un po' di me, vabbò, però, cioè... Però, anche solo con il nome Roberta Galli, troviamo altre curiosità, come ad esempio, che nello stesso indirizzo legale depositato per Not Just Music, c'è anche un'altra sua azienda, chiamata Alta Moda nell'Est Europa, dato il nome un po' che nome incredibile, ragazzi! Dico, lasciate che vi spieghi un po' meglio. Si tratta di un'azienda che esporta capi d'alta moda e nell'Est Europa. Quindi Pop Music Animation for Fashion si colloca perfettamente a metà tra la sua passione per intrattenere e la sua passione per la moda. Infatti, in varie interviste, sempre con un vocabolario enfatico e magniloquente... 14...
14 anni. Altro, vabbè, in realtà anche Adrian tipo ha avuto tanto tempo di produzione, però cazzo, no, 14 anni. Ho appena realizzato che cazzo, sto invecchiando dicendo 14 anni e non è, ed è solo 2010. Sto invecchiando, ragazzi, ok? Spiega che l'idea per Pop Music viveva nella sua testa Posso dirlo, ok? da 14 anni. Dopo aver bussato invano a diverse porte, probabilmente perché rifiutavano il progetto, Ma come ho 10 anni fatto a mettere in mente l'idea del film per 14? fa, finalmente decide di autoprodurlo senza avere nessuna competenza in materia e creando un team. Ma questa è proprio lei che lo dice. Anni e anni dopo di fatiche e di lavoro, portano lei e la sua società, una piccola casa di produzione indipendente, a portare nelle sale italiane quello che definiscono il primo film d'animazione italiano in full CGI. Il primo! Subito dopo Utopia e i colori del mondo, Trash, la Sì, vabbò. Trash, tra l'altro, film bellissimo. Leggenda della piramide magica, Leo da Vinci, Missione Mona Lisa, Icuba al Bambini senza paura, Gladiatori di Roma, Ecco Pinocchio. qua, l'ha citato, godo! Spero che ci dedichi qualcosa. Anche la Petta Giulia, porco Giuda. Quel film è del 2003, la Petta Giulia! Cucciolo, il codice di Marco Polo, a Petta Giulia e la signora Vita, almeno tre film delle Winx. Tolti questi, è il Cioè... primo. Comunque sia, è il primo. Ragazzi, cioè, palesemente... Grandissimo risultato essere riusciti ad andare al cinema con una produzione animata autoprodotta. Not Just Music fino a quel momento non aveva mai prodotto nulla di una tale portata. Sul loro sito si trovano principalmente i videoclip realizzati per le canzoni di Lei Chi È e qualche bozzetto. Basta! Lo sapete meglio di me quanto il cinema, soprattutto di animazione, sia un campo estremamente difficile, soprattutto in Italia. Finalmente un team. Infatti, ragazzi, vabbè, ovviamente, vabbè, di recente ripeto, comunque, tipo, come si chiama? Gatta Cenerentola e altri film del genere, cioè, alcuni, cioè, io ci credo, ragazzi, io ci credo, ok? Vero e proprio lungometraggio animato presentato addirittura a Venezia, Mamma nella mia. città, non il festival, attenzione, perché questo è un Ok. dettaglio che molti giornali hanno trascurato, ma mi ha fatto molto ridere. Nei giorni del Festival del Cinema di Venezia, Not Just Music e Lei Chi È hanno effettivamente presentato il film a Venezia, ma in un evento scollegato dal festival. È un po' come dire di aver cantato a Sanremo, ma ti trovavi semplicemente in Liguria, nel comune di Sanremo, dove cantavi per i fatti tuoi. Cioè... Qui al Festival del Cinema di Venezia, Un giunto. pochino come stare al Fanta Expo, però sei semplicemente, che so, all'Arena del Mare, Alla sua 81esima edizione, dove abbiamo appena presentato il nuovo film d'animazione Made in Italy, Pop Music. Ma vabbè, dettagli a parte, la campagna pubblicitaria inizia, il trailer Ok. inizia a girare, l'account Instagram inizia a spammare E qualsiasi poi cosa. già con Dario, ripeto, già con Dario Moccia e coso 150 reggi inizia Inerente a Pop il Music, a bordello. Milano la gente inizia ad adocchiare degli autobus e dei tram Ma brandizzati è e la si Madonna! vedono cartelloni ovunque e salta fuori questa locandina, probabilmente data alla stampa specializzata durante le anteprime, con addirittura il patrocinio della Nazionale Cantanti. La nazionale cantanti! Porco Giuda! Che, da quanto non gioca la Nazionale Cantanti? Cioè, mio Dio! Con Moreno, cioè... Patrocinio, guarda che l'italiano è una lingua maledetta. Che star d'eccezione, copertura editoriale e una distribuzione invidiabile con oltre 160 160, cioè... sale in tutta Italia. Verrebbe quasi da chiedersi come cazzo è possibile e quanto sia costato tutto. Il finanziamento. Sul E ora siamo. budget e i finanziamenti di questo film si è detto veramente di tutto. Togliamo la testa al toro. Questo film Infatti, è costato 4 milioni. 4.379.491 euro e 0,5 centesimi.
Proprio di tutto dettagliatissimo. Chissà quei 5 centesimi dove sono andati a finire. E voi poi Sono miei quei 5 centesimi. potete prendere questa cifra e metterla in sovraimpressione mentre guardate questo trailer e andiamo avanti. Il cinema in Italia funziona in un modo un po' particolare, nel senso che puoi sia morire di fame e non ricevere neanche un euro, oppure ricevere sovvenzioni milionarie da un giorno all'altro. Ma perché dall'estero la gente ci invidia questo sogno italiano? Ragazzi, la vita è un viaggio, non sai mai come potrà andare a finire. Io spesso faccio dei piccoli errori nei miei video, piccole informazioni leggermente sbagliate perché siamo umani e le informazioni molto spesso sono Infatti. frastagliate oppure date con il contagocce. Quindi, per evitare... Cazzo, quello di Gioventù Ribelle rilasciato tra l'altro durante il Fat Expo. E tra l'altro il giorno in cui uscì in conferenza stampa c'era Frost di Parliamo di Videogiochi in sala conferenze del Fat Expo. E gli dissi: "Ehi, mi sto guardando il video di Gioventù Ribelle". Non ha detto niente purtroppo il buon Frost che appariva però nel video. Di sbagliare, la spiegazione del tax credit la faccio dire a qualcuno che sicuramente ne saprà più di me, il mio amico e giornalista Gianmaria Tammaro. Sul sito del Ministero della Cultura c'è scritto che i crediti d'imposta, quindi il tax credit, Ecco qua. sono, e leggo, una compensazione dei debiti fiscali e previdenziali delle imprese, calcolata automaticamente sulla base dei costi sostenuti per lo sviluppo, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale. Come suggerisce questa definizione, il tax credit si attiva in modo automatico quando vengono soddisfatti determinati requisiti previsti dalla legge. Se ci pensiamo, è uno strumento di Vabbè, un po' di potenziale yapping, democratizzazione diciamo. che tutti in teoria, e sottolineo in teoria, possono utilizzarlo. L'altro elemento importante da tenere in considerazione è che il tax credit non è presente solo nel mercato italiano, ma che è diffuso in tutto il mondo con delle differenze. Lo Va scopo più o meno resta bene. lo stesso. Provare a sostenere chi fa impresa e non per forza solo nel cinema, coprendo o garantendo una copertura di una parte, attenzione, una parte dei costi affrontati. In questo modo è più facile, o almeno non così difficile, provare a sviluppare un'opera. Una cosa totalmente diversa sono i contributi selettivi, che non sono automatici, ma che vengono assegnati da una commissione di esperti nominata dallo stesso ministero. Ed è incredibile per me che un argomento come il tax credit, di cui nessuno sapeva nulla fino all'altro ieri, sia diventato da un giorno all'altro un concetto. Comunque, ragazzi, ragazzi, non so niente di economia, ok? Dominio pubblico proprio grazie a Pop Music. Prima di questa vicenda, quanti di voi si erano interessati delle sovvenzioni statali ai prodotti audiovisivi? Proprio uno di Boh. quegli argomenti leggeri di cui si discute alle cene di Natale con tua nonna. Per qualche Ecco motivo, Pop Music ha fatto qualcosa che gli altri prodotti che l'hanno preceduto non erano riusciti a fare: indignare la gente a Non ho tal idea di punto da cosa farle sia. fare delle ricerche. È incredibile. La Madonnina Aiuto. milanese ha fatto un miracolo. È così Cioè. straordinario che, a prescindere da Pop Music, sono stati soldi ben spesi. Ma di quanti soldi parliamo davvero? Il budget che ce l'hai già Il mostrato. film ha ottenuto un tax credit di 1.591.000 euro più 200.000 euro di contributi selettivi a fronte del budget totale. Insomma, Ok. questa parte l'ha coperta, o è meglio dire rimborsata, lo Stato. E questo ha fatto impazzire le persone. In questa parte di Infatti. video avrei dovuto farvi vedere tutti gli screenshot dei commenti lasciati sotto il trailer di Pop Music che parlavano di soldi, di tax credit, ah, hanno usato le nostre tasse per fare Guarda che questo. c'è, guarda che ne ho visti un paio su Reddit, puoi anche trovarli in molti video che parlano di Papius. Film. Ma non ci sono più. Il 99% dei commenti negativi sotto il video è sparito, sparito. Adesso sono rimasti soltanto una manciata di commenti generici. Se avessi fatto gli screenshot prima sarebbe... Cioè, vi immaginate se che sai l'avesse fatto per il videoclip di Ficovit, cioè. stato meglio, ma non averli fatti mi ha fatto scoprire questa cosa. Ottimo. Per l'amor di Dio, Cioè. lungi da me difendere Pop Music da queste accuse. Però, capì,
Dove eravate voi, eh? Dove eravate voi quando a maggio 2024 è uscito Tobia i colori del mondo e nessuno ha fiatato? Dove eravate? Altro film no. italianissimo in full CGI. Perché c'è anche questo film, non l'ho mai sentito, cioè... Regia di, perdona se... non leggo bene il nome, Ekaterina Kudenkik, che, ma che è albanese, ha ricevuto 253.000 euro di tax credit. E guardatelo, cioè... ah, mi sa che però non potete guardarlo perché questo film è introvabile in streaming o in qualsiasi altro supporto. In realtà come Pop Music, ma... ma cioè sembra la cacchio di animazione di YouTube, porco Giuda. Uscito a maggio di quest'anno e già non è più rintracciabile da nessuna parte. Benissimo. Oppure, quanti di voi sapevano che anche le due serie di Zero Calcare per Netflix hanno ricevuto... Però quello di Zero Calcare, oh, cioè in confronto a questo di cazzarola, le serie di Zero Calcare sono di cazzo di... sono delle opere d'arte, ma cioè... le sovvenzioni del tax credit. E allora volete sapere quanti soldi ha preso Paola Cortellesi per fare C'è ancora domani? No. Nessuno, zero, ve l'ho detto, la vita è un viaggio. Mamma mia, santa. Ragazzi. Per molto tempo il tax credit è stato un procedimento automatico promosso dallo Stato stesso. Il problema però è che somme troppo importanti venivano concesse a cuor leggero, senza considerare, ragazzi, cioè, poi che fine avrebbero fatto e che tipo di progetti avrebbero finanziato. E la discussione che aveva tirato su quella buon'anima di San Giuliano quando era ministro della infatti cultura. Sì, non è morto San Giuliano, però visto tutto quello che è successo, pace all'anima sua. Lui si lamentava del fatto che fossero state date sovvenzioni a film che non sarebbero nemmeno approdati al cinema o in streaming. Ladri di Natale, cioè. Che avevano zero attrattiva per il pubblico. Godo o addirittura milioni, film, cioè, che hanno preso centinaia di migliaia di euro di sovvenzioni statali per poi portare al cinema meno di 30 persone. Si parla meno di 30 biglietti. 30! 30! Per questi film, ma ormai dei contributi, del tax credit, dei soldi, non conta più nulla, perché il 26 settembre il film finalmente ecco qua, signori, e io arriviamo alla parte bella, mi fiondo a vederlo. Ok, il film è il 30 di andiamo. Settembre e fra 3 ore circa andremo a vedere Pop Music. Io mi ma proprio poi in live a... come quello ha fatto Tremabel, cioè ovviamente, ma anche Alberto e Bianca, Alberto che con cui sto scrivendo il video e abbiamo scritto anche Gioventù Ribelle. Bravo. Ovviamente gli offrirò il biglietto, perché è come se gli stessi rovinando la vita facendolo lavorare a questi argomenti. Cioè... fatemi fare filosofia spicciola. Quando tu prendi un sasso e lo butti in acqua, puoi concentrarti su due cose diverse. O sul okay. sasso che cade in acqua... o sulle onde concentriche che il sasso in acqua crea. Ah, Ludo, torna, c'è. Ma non c'è la locandina? Ma se ne vergognano, l'hanno tolto. No, ti prego. Sembrerà strano, ma pur essendo il fulcro della vicenda, il film è sì un incubo febbrile, e tutto quello che volete, ma è anche la parte, diciamo, meno interessante di tutta questa storia. Che sarebbe uscito fuori qualcosa di non all'altezza delle sale cinematografiche, infatti, è scontato. Perché questo è a stento un film. Dura il minimo indispensabile per essere definito un lungometraggio. Non ha una vera e propria storia. È diviso in 3 blocchi, infatti, che riescono sia a non avere nulla a che fare tra loro... Ma ricordiamoci, sì, un mix tra... letteralmente un mix tra reality... a film d'animazione, cioè, ma anche a non fare altro che raccontare sempre le stesse due dinamiche in croce. Il finale non c'è e manca praticamente tutto. E io credo, ma questa è una mia personale teoria, che questa cosa sia potuta succedere perché il film non è stato pensato nella sua interezza, ma è stato pensato a compartimenti stagni, quindi a singole scene di 20 secondi che sono state date in mano agli animatori e hanno detto: sai cosa si potrebbe fare? In questa scena mettici le animazioni delle magliette che ballano, in quest'altra dove loro sono seduti su delle sedie fai animare lo schienale delle sedie che parlano tra di loro. Però sì, essendo scene molto corte messe tutte insieme,
per un'ora e un quarto diventa un delirio. E da qui nasce una domanda. Per fare cinema occorre conoscere il cinema? O meglio ancora, per fare animazione serve conoscere l'animazione? Per esempio, Orson Welles diceva che per poter dare la tua più pura e sincera visione del mondo dovresti esporti il minimo indispensabile alle opere altrui per poter essere certo di non essere influenzato e falsato in alcun modo. The more virgin our eyes are, the more we have to say. Vi chiedo questa... Grande Orson. È un po', cioè, e se ci pensate, è un po' la mia filosofia, cioè, cioè, tipo, perché ad esempio ho dovuto rifare molte reaction, tipo, vabbè, tipo quella della web show Awards, cioè, molte volte scopro molte più cose, quindi, cioè, devo rifare quelle cose, probabilmente questa reaction la rifaremo dopo un anno, dopo che sarà uscito il cazzo di sequel che ne parlerà alla fine, mi sa, ma... Perché sembra in tutto e per tutto un film d'animazione fatto da qualcuno che di film d'animazione non ne sa granché o che non ha chiaro quale sia il linguaggio visivo e narrativo attuale. In un'intervista, Lei Kieh dice chiaramente di aver avuto l'ispirazione per realizzare Pop Music guardando il suo stesso videoclip di Baciami Ba. Cioè, ispiri una tua opera a una tua stessa opera. Ma questo è narcisismo totale, cioè... In realtà è vero che io faccio reaction a... Cioè, è vero che alcune volte ho fatto reaction a miei vecchi video, ma cioè... Questo... Anche se poche volte, videoclip di Baciami Ba. Capite bene che se la tua maggior fonte di ispirazione sono cose che tu stesso hai già fatto, non è che sia proprio ideale. Perché sia l'animazione e sia l'umorismo di Pop Music sono una rappresentazione... parodistica veramente fuori dal tempo. Ci sono personaggi, c'è il personaggio in carne che viene deriso da tutti, c'è il personaggio omosessuale che è estremamente omosessuale. Abbiamo riso dall'inizio alla fine per tutti i motivi sbagliati. Io non ho mai riso così tanto al cinema guardando un film. Come fai a non ridere pensando che uno della produzione ha dovuto modellare e animare un bruco con una faccia che attraversa Milano? Cioè, ma che è un... che è LSD? Sì, mi sa che forse l'LSD è l'unico modo che... non l'LSD, ma... ma sicuramente si sono fatti tipo qualche trip di funghi, boh, non lo so, ok? Ovviamente è tutto uno scherzo, ragazzi. Sono molto... cioè, è che è tutto insieme, contemporaneamente, però non quel film, un altro. Però cacchio... solo io noto che Luna, diciamo, non è che andavo meno più diciamo, come si può dire, più con meno, sì, diciamo un po', sì, cioè è tipo, non lo so, c'era del potenziale, cioè io ho visto delle cose molto carine, quasi. È stato un viaggio incredibile, un trip, cioè proprio, letteralmente un trip, sì, psichedelico meraviglioso, e ho riso molto più del previsto e del dovuto, soprattutto, bravi tutti. No. Poi però l'adrenalina finisce, esci dalla sala con le lacrime agli occhi, torni a casa e ripensi alle cose che sono state scritte su Pop Music, tipo Lanza che scrive che Pop Music offre uno sguardo ironico sulle dinamiche di una giovane azienda di moda, che omaggia la creatività e l'innovazione che hanno reso l'Italia un punto di riferimento mondiale nel settore della moda e dell'arte. Comincia a piangere perché c'è così tanto che poteva andare meglio, ma la mancanza di consapevolezza nelle tue abilità e nella qualità del prodotto ha distrutto tutto, e in questo modo non si va da nessuna parte. E poi ci sono le persone come noi quattro, che abbiamo addirittura pagato il biglietto per andarlo a vedere, anzi, correzione, l'ho pagato io il biglietto a tutti e quattro per andarlo a vedere, ed è stata un'esperienza indimenticabile. Posso assicurarvi che tutta la sala si è pisciata dalle risate dall'inizio alla fine. E con tutta la sala intendo noi quattro, più altre due ragazze che credo abbiano sbagliato film perché erano molto, molto confuse. E quindi passiamo al prossimo paragrafo. Ok. Con tutta la pubblicità e il clamore mediatico che c'è stato dietro Pop Music. Comunque ragazzi, scusate se non sto parlando molto, è che
È che YouTube, è che cioè i video, non so se i video di YouTube sono fatti molto per reagire. Cioè, diciamo che tra l'altro, io ripeto, questo video merita la reazione. Poi, io ripeto, ci fanno un sequel, ci fanno un sequel. Quanta gente è andata a vederlo? Vabbè, però comunque ci sono, allora, i numeri. Cioè, rimango Tutti ancora quanti, 20 minuti, tutti quindi. quanti. Quindi vabbè. Tutti, a partire da Lei Chi È e Not Just Music, anche le sale che, con cui hanno fatto gli accordi, quindi UC Cinema e The Space, e a chi ha curato il marketing, a fronte di questo investimento di soldi importante, si aspettassero tutti un buon risultato. Il 26 settembre Invece 2024, finalmente il film esce nelle sale. Nell'indifferenza generale, oibò, la ma Music si prende direttamente in faccia un enorme tram di realtà. Tram sponsorizzato proprio da Papà Noel. Più che altro. Il primo giorno di sala, questo giovedì 26 settembre, si presentano circa 150 persone in totale. 1.057 euro. Guadagnando circa 1.000 euro. Se questa è la partenza, immaginatevi dopo. Venerdì 27, 1.300 euro. Il 28, 2.000 euro. Il 29, 2.000 euro. È passata una settimana. Pop Music guadagna al pelo 10.000 euro, con appena 1.529 spettatori totali. E poi, Ma c'è di probabilmente. 10.000 euro, no? Cioè, ma cioè, tipo, pure Box Office 3D ne avrà fatti di più, porco Giuda. Perché sono finiti gli accordi iniziali, sparisce dalle sale, viene tolto dal 99% di sale e rimane soltanto in due o in tre. Ma 10.367 euro a fronte di un budget di oltre 4 milioni. Aiutami a dire flop, ma non vi preoccupate. cioè Sempre dal sito del ministero risulta già finanziato il ecco sequel di qua Pop Music, con altri 2 milioni di euro totali. 2.000. Però volete valente buttarvi dal decimo piano così. Discredit, cioè le persone che sono andate a vedere il primo film sono le stesse che si trovano su un regionale che porta da Torino a Milano e viene fatto il sequel? E questo non al grande successo del primo film. No, 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 perché le informazioni sul sequel e i tax credit sul sequel si avevano prima dell'uscita delle sale del primo. Questo fa capire Ma quanta porco Giuda! fiducia e quanto entusiasmo ci fosse dietro questo progetto, o perlomeno quanto sia stato venduto bene. Ma alla luce di questo Venduto risultato bene, cioè. catastrofico, il sequel si farà ancora? Quindi ci vediamo l'anno prossimo. È confermato? Fammi sapere. Ci vedremo anche mi sa anch'io, ci vedremo l'anno prossimo. Probabilmente che ne so, senza, con io senza capelli, E di fronte a tutto quello di cui abbiamo parlato finora, internet ha ed internettato. ecco qua. L'internet, oh, siamo arrivati. Ragazzi, oggi parliamo di Pop Questo Music. Pop punto. Ok, Music. no, non ti conosco, non vi conosco. Non ti Pop conosco. Music. Ecco qua, Tremavel, finalmente. Ludo torna anche lui. Mister Marra, va bene. Anche di lui mi sono visto il video. Oh santo cielo! E nel giro di pochissime settimane. Il popolo italiano, dopo aver riscoperto il governo, ha usato i soldi delle loro tasse per finanziare due film di merda con una grafica orrenda. Succede la cosa allo stesso tempo migliore e peggiore che possa capitare ad un prodotto. Pop Music diventa un meme. Ecco qua, come per ogni altro film di merda italiano per giunta. Aspetta, ora vi mostro il memino su Box Office 3D che c'è anche sul video. Aspetta, vaffanculo, vaffanculo. Vi mostro quel video là su r/tier list adatto su Box Office 3D. Ecco qua, signori. Aspetta. Poi tra l'altro con la musica di Danza Kuduro, porco Giuda, cioè. Ave popolo di YouTube, cioè.
Tutti continuano a dire che sembra The Sims, che ecco, grazie infatti. Che sembra The Lady, che sembra Adrian la serie evento, e hanno tutti ragionissimo, ma io ci metterei anche un paragone un po' più specifico che non so quanti di voi ricorderanno. Ve lo ricordate Nuovo Ordine Mondiale? Nuovo film recensito da Mighty Pirate, Nuovo Ordine Mondiale, cazzarolla. Cazzarolla, Nuovo Ordine Mondiale con Enzo Iacchetti. Il film del 2015 col CEO Renzino Iacchetti. Anche quello è costato circa 1 milione di euro, ha incassato 2 briciole ed è sparito nel nulla, così come era arrivato. Che poi, più che The Sims, io direi un gioco di Barbie, e in particolare Barbie... Ecco chi c'è! ...sfilata di moda, che non solo graficamente è identico, ma anche tematicamente è perfetto. La spinta più grande a tutta questa perculazione nazionale l'ha data proprio la pagina ufficiale di Pop Music, con quel gran capolavoro di Pappizzati anche tu di Rudy Zerbi. Dai, pappizzati anche tu. Rudy, per favore, per favore, rimani a fare Amici e Tu sì che vales, perché cioè... E lascia andare la follia. È praticamente il nostro corrispettivo italiano di It's Morbin Time. Ma purtroppo ancora non ho visto tanti meme su vabbè, probabilmente mo tutti i meme di Pop Music saranno su TikTok, e voi sapete che TikTok è una, per me, cioè io ho smesso di usare TikTok da tantissimo tempo, e per favore non ci voglio ritornare. Mi va a sapere che non è l'unico punto in comune tra Pop Music e Morbius, ma ne parliamo dopo. E tutta questa, chiamiamola scontrosa e negativa ironia, a lei chi è arrivata questa gigantesca ondata di merda ancora prima che la gente potesse esprimere un'opinione sul film. E per rispondere alle critiche viene fatto uscire un video un post, cioè... di Pop Music chiamato Lettera aperta di lei chi è agli hater di internet. 9 estenuanti minuti di testo a scorrimento verso l'alto con il voice over di lei che lo legge tutto. Che passano gli hater, gli odiatori di internet. Cioè sembra, cioè sempre meglio comunque delle scuse che fanno tipo quelli su internet, su YouTube America, cioè. Servire come ultimo fine a portare più amore e gentilezza. Come se fosse l'episodio del podcast più strano d'Italia. Tutto questo accompagnato anche da qualche reel leggerissimamente passivo-aggressivo, sempre rivolto ai fantomatici hater. E tutto questo, che ripeto è successo prima dell'uscita del film nelle sale, mi ha affascinato molto, perché neanche i tempi di The Lady e di Adrian, appunto, la gente si era espressa così tanto, in modo così aggressivo, verso un progetto. Se voi cercate Pop Music su YouTube, troverete una marea di video analisi fatte prima e dopo l'uscita del film. Ragazzi, ve l'ho già detto, ho visto uno di questi, quello di della reaction al trailer di 151 regia e Dario Moccia. Poi mi ero... Adrian... per Adrian e The Lady non c'è stata la stessa cosa, però ragazzi, quello che è successo ad Adrian credo, cioè, non succederà mai più, forse quasi, però c'è, cioè... i giorni magici quelli, io c'ero quando è uscito Adrian, comunque io mi sono visto in diretta quel primo episodio, porco Giuda, di aver fatto mai così tanti screenshot al mio cellulare in vita mia. La gente era presa così tanto bene o male, dipende dai punti di vista, con Pop Music, che venivano a chiedermelo in giro, nei meet and greet. E voglio raccontare questo aneddoto omettendo più dettagli possibili, perché non voglio far finire nei casini nessuno. Durante uno di questi meet incontro una persona che dice di aver lavorato a Pop Music e di star lavorando al sequel, e come prova di questa cosa mi regala un portachiavi con la scritta tridimensionale che hanno dato, da quello che ho capito, soltanto a chi ha lavorato alla produzione, e adesso ne ho uno anche io. Questa persona mi chiede se conosco Giuda Pop Music, io rispondo che stiamo ultimando la scrittura del video, e ovviamente si prende benissimo, vi giuro su Dio,
neanche 24 ore dopo mi arriva una mail dalla produzione di Pop Music, dove fondamentalmente mi dicevano sono state dette tantissime cose sul film, sono state dette tantissime bugie, tantissime cattiverie sul tax credit, sui soldi dello Stato, sui soldi delle tasse, eccetera, eccetera. Quindi per favore facci piano, di le cose giuste, per l'amor di Dio. È infatti un po' come sta facendo adesso. Non ci demolire. Non era mai successa questa cosa nella mia vita, è stato incredibile, grazie. Cioè, e sul finito. Nemmeno per tutte le recensioni tipo quelle, cioè ragazzi. Della programmazione di Pop Music nelle sale c'è stato un ultimo colpo di reni. Fanno vedere un carosello di screenshot di commenti positivi al film, come a dimostrare, guarda, la gente ne parla bene, non ne parlano mica solo male, eh? C'è solo un problema con questi commenti. Non so come dirvelo. Più della metà di questi commenti erano ironici o addirittura presi sotto video che blastavano il film dall'inizio alla fine. E app- cioè, che tra l'altro, ma avete notato il cuore di Tremabel? Cazzarolla. Abbiamo una prova di questa cosa qua. Sono i video di Corvis Kid. Corvis, ecco, ha coperto in modo molto approfondito la vicenda Pop Music e da questo carosello ha riconosciuto alcuni commenti che sono stati presi sotto i suoi video. È stato il fatto che ci sono questi cuoricini lasciati dal creator e quel creator sono io, cioè quel cuoricino qua è mio, quindi l'hanno presi dal mio video proprio direttamente, senza vergogna proprio. Questa cosa non te la puoi neanche sognare, ma è successa ed è bellissima. E per finire, il capolavoro. Vi ricordate cosa? Il film Morbius che andò malissimo? Ecco qua, sì. Infatti, per la disperazione internet fece il meme che il Morbius è un morbiglione di dollari. L'ha fatto anche un po' che tiro così, tipo un pap miglio, cioè... mio Dio, io c'ero quando c'era il meme di Morbius. Che... Perché io dico io c'ero a... Cose di 2 anni fa, porco Giuda! Vabbè, ragazzi, però, mio Dio, mo, cioè... No, e poi sparì dalle sale e quindi la gente lanciò una petizione per riportarlo al cinema. Tutto questo è ecco successo qua. In maniera identica con Pop Music, con una piccola differenza. Non è stata la gente a lanciare la petizione... Ma loro stessi, non hai fatto in tempo a vedere Pop Music? Stiamo raccogliendo le adesioni. It's popping time. Ma mentre noi siamo qua... Che poi popping sembra un po' pappone, quindi cioè vabbè, sempre le cose là. A fare i memoni e a divertirci. Là fuori ci sono persone che hanno tutt'altro ricordo di Pop Music. Quelle che ci hanno lavorato. La produzione. La scrittura di questo video è durata all'incirca 2 mesi. Durante questo periodo è arrivata una seconda mail su Pop Music e una frase mi ha colpito molto. Partiamo da Not Just macina Music, la casa produttrice del film che macina recensioni negative su Glassdoor. Per tutti quelli cos'è come Glassdoor? Me che non hanno idea di cosa sia Glassdoor, è un sito che ti permette di lasciare commenti e recensioni alle aziende con cui hai lavorato. Ed è da lì che si apre una piccola finestra su tutto quello di cui non si è ancora parlato, cioè come è stato lavorare a Pop Music per tutti questi anni. Ed è molto interessante perché le prime recensioni risalgono a 3 anni prima che uscisse anche solo il trailer di Pop Music. Quindi si parla cioè... in piena produzione. Questo per dire ma... che non è gente che ha lasciato una critica perché è scoppiato un caso mediatico. Qui si parla di anni prima, addirittura nel 2021. Sei in un ambiente sconfortevole con un capo che non sa gestire la produzione della serie animata. Oppure scarse misure di sicurezza, straordinari non previsti, non declinabili, ambiente di lavoro tossico, insulti verbali sul posto di lavoro, ufficio disordinato, ragazzi, e piccolo, ambiente tossico, sfruttamento dei dipendenti junior. Però, in compenso, location comoda da raggiungere con i mezzi. Cioè, ragazzi, proprio... Si scava ancora in Sant'Anna del Bianconiglio, cioè... Esperienza estremamente negativa. L'ambiente di lavoro è tossico e opprimente, con stipendi al di sotto della media del settore.
buon impasto per la pausa pranzo. E queste sono le prime recensioni da 3 o 1 stella addirittura. Poi però, un po' così a caso, un po' magicamente, dopo l'uscita del film iniziano ad arrivare alcune recensioni molto positive. Ambiente di lavoro meraviglioso, vivace e stimolante. Le ore extra sono sempre pagate. La direttrice è pazzesca e simpaticissima. Pazzesca! Però ci sono anche delle cose negative, tipo che alcuni PC non erano potentissimi all'inizio, ma poi sono stati sostituiti. E questa recensione in particolare si chiama Not Just Music, basta con le esagerazioni lette. Dio mio, tutta sta roba. Sto volando oltre la mia fantasia. Ma torniamo un attimo a quella petizione. Le registrazioni arrivano anche abbastanza numerose e ovviamente scremati i giocherelloni che l'hanno fatto solo per scherzare, Pop Music torna al cinema e forse per l'ultima volta. 10 novembre, Teatro Martini. E poi tra l'altro hanno detto, tra l'altro su Lost Media Italia hanno detto che ora non diventerà più Lost Media, perché se attualmente sto film in realtà lo sanno che era Lost Media, però si hanno detto che uscirà in DVD, cioè a Milano. In quell'occasione, oltre al film, ci sarà una sessione di domande e risposte con lei chi è stessa presente in sala, solo che io ormai sono bruciato perché sanno chi sono, sanno che sto lavorando al progetto e quindi non ci posso, ma posso mandare qualcun altro. Siamo nei dintorni di Milano. Daniele Dacco il rinoceronte, cioè sembra del livello. Stiamo andando al cinema per vedere Pop Music in un evento speciale con anche la regista. This is my life. Okay. Siamo arrivati all'evento. Adesso devo andare sotto copertura. Vediamo cosa succede. Mannaggia io, Toby. Subito vediamo la regista, spicca tra la folla. Con lei ci sono anche alcuni doppiatori di Pop Music, il produttore, e anche degli addetti ai lavori. Con me, invece, c'è solo Mr. Rob. Ciao, abbiamo biglietti per... Entriamo in sala e non so perché c'è la vista bagno. Ovviamente okay. È vietato di prendere e ci fanno spegnere i cellulari. Buonasera a tutti e benvenuti al Teatro Martini. Lei chi è regista di Pop Music? Durante il film però mi accorgo di qualcosa. Una domanda si fa strada verso di me. A ogni gag della pellicola le risate si sprecano. Addirittura gli spettatori applaudono e battono le mani a tempo di musica. Ma non è che sono tutti qui per prendere in giro il film? Oppure sono io che non sto capendo qualcosa? L'incontro finale prosegue con domande sulla creazione di Pop Music già dette in altre interviste. Poi però toccano le domande del pubblico e entriamo in azione. Ok. Visto che ovviamente intorno a tutto il progetto è stata una serie infinita di discussioni, a me non interessa parlare delle discussioni in realtà, però mi è venuta la curiosità di sapere, alla luce, anche perché per lei è stata un po' una prima esperienza, comunque anche avere a che fare col pubblico che reagisce al suo lavoro, alla luce un po' di tutte le reazioni, lei, ripensandoci, cambierebbe qualcosa del modo in cui ha presentato il progetto? A parte di quel senno di poi siamo tutti stranieri, certo. Esatto. Io non ho mai lanciato un film, non avevo idea di niente, come si fa e come ho avuto questo grande uomo che è scappato adesso, che ci ha dato talmente una mano lui, con un'altra marketing manager che aveva lavorato per Warner Bros. E Disney, quindi mi sono un po' affidata a loro e un po' scervellata per capire come potevamo. Tornassi indietro, non so, per adesso siamo qua, dobbiamo andare avanti. Beh, non era cattiva. Non era cattiva, grazie! Grazie! Ok. È quasi mezzanotte. Il dibattito e a un certo il film è delirante, a un certo punto volevo proprio andare via, nonostante lei alla fine sia stata simpatica, però il film no, è un misto tra David Lynch e il tunnel di luce di 2001 di Sera nello Spazio, così in mezzo ai passi Percepite 3. La gente in sala era a metà tra
essere lì tutta riunita per prendere in giro qualcuno, purtroppo. Bah. E l'altra metà probabilmente erano gente che ha collaborato con il film, anzi lo erano, l'hanno detto. Quindi c'era questo filo di... sto ridendo di lei o con lei? Che ogni tanto faceva un po' male. E io l'ho percepito così. Adesso i nostri eroi tornano a casa turbati e un po' toccati nell'animo dalla pellicola. E alla registrazione di questo video devo dire che si è perso l'interesse iniziale su Pop Music, ovviamente è esploso. Infatti, effettivamente è vero che era da tante forse un mese da quando non vedevo un video, cioè, su questo argomento. Ma... settimane è andato calando nelle ultime e ora come ora è rimasto attivo, molto attivo devo dire, soltanto l'account di Instagram. Ma soprattutto hanno iniziato a creare parodie di locandine di film più famosi con la parola pap dentro. Everything, oh, Everywhere, All at Pap, Gli impappizzabili, Step Pap, The Pap Night, e sì, anche Harry Papter. E quindi, no! Posso dire, non so se si... beh, preferivo Harry Sfotter di Box Office 3D. Non dobbiamo mai parlare ancora di Pap Music, ma è stato decisamente qualcosa, perché c'è sicuramente un prima e un dopo Pap Music, e questo è un fatto. Come detto in apertura, questo è uno di quei prodotti che definisce la sua epoca. E effettivamente, come Adrian e come The Lady, chi mi ha mandato quella mail alla fine ci aveva visto giusto. Pop Music è quella cosa del 2024, per quanto mi riguarda. Le domande sono ancora tante. Lo vedremo mai in digitale? Uscirà davvero il sequel? Perché se posso dare un'effettiva opinione su tutta questa faccenda, è che quello che è mancato al progetto è... consapevolezza. Se tu pompi il tuo progetto così tanto da poterti permettere di scrivere determinate cose negli articoli, di prendere dei VIP, cioè, sì, diciamo, però è una storia molto controversa, ok? Di creare eventi, di creare presentazioni e di tematizzare un tram a Milano, crei delle aspettative nelle persone. E poi quelle aspettative devono essere rispettate, però. Perché tutte le persone che creano un qualsiasi tipo di contenuto, che può essere un film, un cartone animato, una canzone, un libro o un video su YouTube, ondeggiano. Ondeggiano tra ho creato una cosa figa a non lo so se ho creato una cosa figa, devo vedere cosa ne dice la gente, perché poi io non sono così tanto bravo a fare determinate cose, quindi devo stare molto attento. Creiamo e viviamo tutti così. Come onde che sbattono forte sui timoni delle barche, ondeggiando. Cioè. Ah, tra l'altro, ma... Pop Music è una fusione tra pop music, quindi musica pop, e prêt-à-porter. Quindi pop music, prêt-à-porter, pop music. Adesso lo sapete. Sì! Così per gli acquisti. Ma buone festività a voi e a tutta la vostra famiglia. Come state? Immagino che per Natale... ciao Yotobi versione Pop Music. Potete regalare un nuovo portatile, un nuovo cellulare, una nuova Smart TV. E quale modo migliore per proteggerle se non NordVPN? Ah, ok, lo sponsor, porco giù. Ok, ok, questo non è un video sponsorizzato, ok. Ragazzi, ho parlato poco in sta reaction, Vabbè, purtroppo, allora, questa reaction è nel pathos, ok? Però c'è, perché diciamo che Yotobi ha fatto... ma comunque rimane un video molto figo. Ma vedete, che ne so, vedremo se uscirà meglio, che ne so, la reaction con... la reaction al video di Ciancia Guilla. Noi intanto ci vediamo. Ciao!